Buona giornata a tutti e un ringraziamento a Giancarlo Marchetti per aver creato questo evento, questa giornata, un ringraziamento anche a tutti voi perché parlando di ambiente è sempre molto bello vedere una sala così piena. Oggi faremo questo intervento di 20 minuti circa, lo dividiamo a metà tra il sottoscritto e il 15. Vabbè, siamo un comunicatore, vabbè, sentiremo, vediamo un po', tanto modo veloce, cambio gli occhiali e vado veloce. Bene, questo è uno studio sperimentale per l'analisi dei fumi traghetti che abbiamo fatto in Liguria. È uno studio che è avvenuto in seguito a un invito, ma dopo ne parlerò, anche della Capitaneria di Porto, e qui devo ringraziare il Comandante Generale, che era in Liguria fino a pochi mesi fa e con il quale abbiamo lavorato non benissimo e sullo sviluppo di questa attività e non solo, penso alla polcevera e alla rottura dell'oleodotto. Quindi noi diciamo che quasi ogni sera in Liguria riceviamo una serie di mail, foto, mail, telefonate che sono tutte connesse alle problematiche per quanto riguarda l'attività del porto, anche per quanto riguarda il rumore stesso. Ma Genova, come tante altre città, è una città costruita attorno al porto, soprattutto noi con le problematiche delle strade, appunto della sopraelevata che corre, che taglia, che serve tutta la città. Noi abbiamo tantissimi condomini che sono all'altezza dei fumaioli delle navi o addirittura della sopraelevata stessa. Ma ci sono tante altre città come Venezia, come Ancona. Questo è un fenomeno ovviamente che ha un impatto locale, qui adesso abbiamo una fotografia di Genova, ma abbiamo un fenomeno globale, come vedete questo è il bacino del Mediterraneo e la parte nord dell'Europa, un impatto decisamente importante. Noi per quanto riguarda la valutazione e il riferimento di convenzioni internazionali, guardiamo Marco del 73-78, che per essere applicata, ricordo, deve avere almeno l'applicazione in 15 paesi, deve avere almeno il 50% del tonnellaggio mondiale. È entrata in vigore questa convenzione del 83, a 6 asse, annex, quindi ma a noi interessa, ovviamente c'è quello riferito ai prodotti petroliferi, alle attività per di scarico, rifiuti e quant'altro, noi interessa principalmente l'annex numero 6, quello che si riferisce alla pulizia dell'aria. Questo è stato sviluppato nel 97, è entrato in vigore nel 2005, però è successivamente, per fortuna, costantemente emendato. Ci sono altre direttive che si rifanno alla 152 e vi dicendo però volo avanti perché magari ne parlerà più avanti Marco. Mancano elementi certi di valutazione. Ci abbiamo dati solo teorici, decreto 152, Marco che ho fatto riferimento prima, e ci sono contrasti tra diversi diritti, nel senso che non prevale il diritto degli armatori che magari trasportano persone oppure quello dei residenti per non avere una canna fumaria vicino al proprio balcone. Marco, come abbiamo fatto un accenno prima, si riferisce in linea ovviamente all'ambiente e a tutte le attività che possono preservare l'ambiente. Sicuramente attraverso la completa eliminazione di idrocarburi e da altre sostanze nocive. La collaborazione, come ho detto prima, abbiamo avuto un invito dalla Capitaneria di Porto, l'ho detto prima, ti ringrazio perché noi lavoriamo veramente molto bene. Come agenzia regionale noi abbiamo la fortuna in Liguria di lavorare con tutte le componenti, ASL, IZS, Capitaneria e quant'altro, abbiamo veramente un gran feeling con tutti i colleghi. La situazione è evidente ma molto articolata, le carenze normative, l'ho detto, specifiche ci sono competenze assolutamente frastagliate e c'è ovviamente la sensibilità dei cittadini che va considerata. In questo caso siamo partiti con questa collaborazione tra la Capitaneria di Porto e ARPA e non voglio dimenticare gli armatori dei traghetti, perché qui questa presentazione l'abbiamo fatta parlando di traghetti, non di armatori. Quindi abbiamo avuto la Capitaneria di Porto chiese a Genova, a noi di ARPA, il supporto tecnico per allestire questo sistema di monitoraggio delle emissioni navali. Per quanto riguarda la manovra in porto e navigazione, quindi la manovra in porto per l'uscita, la navigazione e la manovra in porto per l'arrivo nell'altro porto.
sono state fatte 7 andate e 7 ritorni, con 14 navigazioni, dove il nostro personale e le nostre attrezzature erano a bordo di questi mezzi. Questa attività non è prevista da alcuna normativa, è un accordo assolutamente volontario con le principali compagnie di navigazione da Porto Genova. Quindi grandi navi veloci, Moby e Tirrenia hanno aderito in maniera assolutamente collaborativa, è stato un piacere averli, mettendo a disposizione la Superba per quanto riguarda grandi navi veloci, Opta per quanto riguarda Moby e Nurages per quanto riguarda Tirrenia. Qui abbiamo praticamente fatto sì che abbiamo immaginato che queste tre eventi fossero tre aziende in terraferma. Abbiamo modificato quello che era la struttura del camino, ponendo le nostre attrezzature come se fosse il camino di un'azienda. Quindi abbiamo considerato le norme di terra a un traghetto considerato in terraferma. Questa attività ovviamente è un lavoro assolutamente sperimentale, perché abbiamo adattato, come ho detto prima, le norme terrestri a una situazione in mare. Abbiamo superato le difficoltà oggettive ovviamente create dal campionamento, qui abbiamo qualche immagine, abbiamo dovuto modificare, tagliare, andare un pochino a rovinare qualche cammini delle navi con l'accordo ovviamente delle compagnie, per cercare di poter far salire a bordo, qui abbiamo le foto dei nostri tecnici, con tutta la strumentazione nostra, che è una strumentazione veramente importante a bordo, per cercare di avere dopo l'ingegnere Barbieri dopo qui andrà nel dettaglio. Lo scopo, qual è lo scopo? Il tema di integrare le verifiche già previste nella certificazione di settore e lasciare concreti organismi. Fotografare, questo è importantissimo, fotografare lo stato fatto di queste missioni. Comprendere l'effettivo contributo dei traghetti nello scenario ambientale complessivo, ovviamente parlo della Liguria e parlo di Genova. Confrontare i risultati ottenuti nelle diverse campagne di misura. Abbiamo fatto quindi 14 passaggi con tre traghetti differenti, tre compagnie differenti. Noi poi, tra parentesi, l'anno scorso abbiamo come regione, abbiamo portato a casa tutte le centraline della città metropolitana di Genova, abbiamo già quelle di Spezia, Savona e Imperia, altre regioni d'Italia, io sono un veneto, mi riferisco a Veneto, nel 2008 erano già state passate da Veneto, da regione, noi abbiamo completato lo scorso anno, per cui adesso potremo monitorare al meglio tutta quella che è la qualità dell'aria, cercando anche di capire quanto è il contributo del porto per quanto riguarda incidere nei valori che possiamo riscontrare in città, in particolare. Un tema particolare è anche stato risultato anche dal fatto che queste sperimentazioni, questi dati che abbiamo recuperato, sono stati molto molto utili per le compagnie di navigazione, per gli armatori. Mi spiego meglio. Siccome sono tutti dati che bene o male non erano conosciuti, nessuno aveva mai pensato di mettere delle attrezzature del genere su una nave, gli armatori bene o male, per quanto riguarda le manutenzioni, si devono rivalere dei manuali, per cui bene o male, la manutenzione, parlavamo prima di motori che durano 20-25 anni, ci sono dei manuali che dettano precisamente di manutenzione per poter, diciamo, rientrare dentro dei parametri e quant'altro, ma mai nessuno aveva, e questo è il caso unico in Italia, portato queste attrezzature a bordo. E quindi è stata una riprova che ha destato parecchia curiosità da parte degli armatori, perché per la prima volta hanno potuto verificare se quanto scritto nei manuali poteva avere un riscontro nella realtà. E questa è stata un'attività molto molto interessante. Le metodologie da applicare. Allora, pur avendo iniziato nel 2013, siamo ancora all'inizio, perché bene o male abbiamo fatto questa sperimentazione in Liguria, ma il nostro auspicio è che possa essere invece appunto una metodica, ci possa essere un'ulteriore raccolta di ulteriori dati, lo studio e elaborazione di questi numeri, lo sviluppo di una modellistica e ovviamente qui sono nelle Marche, ma ci sono i colleghi della Sardegna e Emilia Romagna a poterlo portare anche ad altre regioni per poter allargare le esperienze. Il fatto di poterlo da Ancona portarlo ovviamente in tutto il territorio nazionale per noi sarebbe una grandissima opportunità per dopo poter rendere più robuste tutta quella che è la serie di dati che possiamo avere per poter trasferire anche alla politica che possa prendere le giuste decisioni. Ovviamente da Genova al Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, due anni fa abbiamo
Pochi giorni fa abbiamo compiuto 2 anni, perché il nostro sistema, noi tutte agenzie abbiamo più o meno 20 anni, più o meno, chi più che meno, qualcuno è più giovane, ma da 2 anni siamo riuniti in questo anello, questa famiglia del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, che ci permette di trovarci anche fuori dalla nostra regione, di poter alzare quello che è il livello delle nostre attività, che è pienamente rendere partecipi tutte le agenzie, per poter partecipare tutti quanti insieme, per poter migliorare quelli che sono i controlli ambientali. Quindi grazie anche a questo all'SPA, oggi siamo qui, come vedete, tutte le slide, c'è il simbolo del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, per poter andare a poter dare maggiore utilità. Andando a finire, Marco, tocca a te fra 30 secondi, le prospettive ovviamente che noi possiamo avere. Noi abbiamo avuto un'ottima prospettiva con la Capitaneria di Porto della Liguria, parlato prima con l'ammiraglio, la possibilità di poter ampliare con il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale con le altre ARPA, con le altre Capitanerie, per duplicare, triplicare, poi duplicare questa nostra esperienza per poter aumentare questo numero di dati che possiamo avere, che serviranno tantissimo. È un primo step che vorrei poter vedere aumentare nel giro di breve tempo. Quindi questo è il primo step. Poi dopo la sensibilizzazione dei ministeri, per poi agire sugli organismi internazionali, perché il tema di estendere ovviamente altre rotte, ovviamente bisogna cercare di portare a efficientare quelle che consigliano le prossime cose pesanti, quelle della scelta di eventuali combustibili alternativi e sul tema dell'efficientamento ovviamente dei mezzi. Il tema per noi ovviamente è inquinare meno, non si può tornare con i mezzi a velo ovviamente, ma l'innovazione tecnologica dovrà portare ovviamente miglioramenti per poter inquinare ovviamente meno, sfruttando sempre tutte quelle che sono le nostre, i nostri forti e le nostre. Passo al testimone.